Allora, eccoci qua, buonasera. Oggi mi trovo qui in questa fantastica puntata, eccoci una virgolette, dove vorrei intervistare un vostro carissimo e anche il mio carissimo amico, che anche voi so che state seguendo, Yuri Alemandi, che è con noi questa sera. Buonasera, signor Yuri. Buonasera, caro. Ciao, buonasera, come Ciao. stai? Tutto a posto. Allora, ho voluto intervistarti in questa puntata, diciamo, specie di questo tuo, ti sto seguendo in questi tuoi video, anche te. Volevo farti un attimino, un pochino di domande in generale, così questa intervista. Senti, ti volevo chiedere, ma come mai è venuta l'idea di questo Focus Group Cinema? Come mai è venuta questa grandissima idea? Ma mi sono un po', ecco, affacciato tra virgolette al mondo, tra virgolette così, cinematografico, video editor, coming, no? E allora ho preso spunto dai diversi titoli cinematografici. E poi me ne sono fatto uno mio personale e poi come finale ho messo, dato che è personale, l'ho messo l'iniziale e la finale del nome e il cognome mio e quindi così è nato, diciamo, il mio, diciamo, profilo di YouTube. Bene, bene. Senti, ma come mai ti è nata questa grande passione per questo cinema di questo canale? Come Diciamo che il mio, diciamo, sogno così era sempre appunto quello di rivedere cosa è successo negli anni passati e quindi ho pensato di iniziare, tra virgolette così, a registrare le varie attività, eventi, no? Come le feste patronali oppure i vari compleanni, eccetera. E anche era un segno anche di affetto verso, diciamo, la comunità, il paese oppure verso le persone. E quindi è anche un modo, ecco, come ricordo, no? Di un evento, che poi gli eventi, anche se sono sempre gli stessi, cambiano ogni anno. E quindi ecco, la passione di fare i video, il montaggio e tutte le riprese, è sia un ricordo ma anche una passione. Bene, bene, no, mi fa piacere, mi fa piacere. Senti, in che cosa ti sei specializzato, diciamo, oltre al cinema, bene, in che altro ti sei specializzato? Questa tra virgolette è la mia passione, poi vabbè, gli studi mi hanno portato ad altro. Sono laureato in scienze dell'educazione, però ecco, la passione è sempre sia del teatro un po' e anche soprattutto della comunicazione e del cinema. Però il mio ambito è sempre quello pedagogico. Ok, mi piace questa tua attualità, mi piace. Senti, nel mondo del cinema, so che tu sei molto appassionato del cinema, che cosa ti aspetteresti? Cioè, ti aspetti un cinema, che ne so, a livello comico, drammatico, come ti posso dire? Che tipo di teatro vorresti fare? Oh, scusami, che tipo di cinema vorresti fare, scusami. Diciamo quello più normale, quello più realistico. Non mi piace, tra virgolette, sfasare o quantomeno mettere, diciamo, in risalto aspetti non veritieri. Quindi cerco sempre di avere o di rappresentare un video quanto più realistico possibile. Quello che mi aspiro, ecco, molte volte sono ai generi, ecco, di azione, di movimento, di suspense, di thriller. E perché questo magari può sempre incentivare, motivare magari anche alle persone che magari seguono questo tipo di rapporto con il video. Ok, bene, bene. Senti, oltre nel mondo del cinema, da grande vorresti continuare con il cinema o ti interessano altre cose? Non so, oltre. Beh, io stavo pensando appunto di iniziare a fare un corso più in là di videomaker, oppure film production, oppure di fotografia. Avevo questi tre sogni. E naturalmente ne ho altri sempre sul piano, diciamo, degli studi che ho fatto, però ecco, seguendo su un secondo piano le mie passioni. Preferisco ora, ecco, scegliere questi corsi che mi possono permettere appunto sia di avere, tra virgolette, una qualifica, no? E un attestato, perché magari E ecco, certo, uno come no. mi dice, magari mi può dire chi sei, chi non sei per fare queste cose, e allora avendo un riconoscimento anche cartaceo,
mi può permettere appunto di farmi vedere e farmi notare di più. Allora, senti, il tuo, oltre a questo sogno che vuoi realizzare, un altro grande sogno nel cassetto che vorresti realizzare, oltre al mondo del cinema? Oltre a quello c'è sempre l'aspetto personale primario, che è quello sempre di trovare un'occupazione o un posto stabile, mm-hmm. e in base a quello che si è studiato, che oggi come oggi è sempre difficile, no? Mm-hmm. E quindi sempre nell'aspetto sia educativo ma anche appunto nel sociale. Quindi qualsiasi posizione mi ritroverei mm-hmm. ad affrontare è sempre ben lieto. Certo, se non dovesse venire questo, ho sempre, tra virgolette, le spalle coperte, perché sul secondo piano ho anche il cinema. Quindi mm-hmm. seguo due strade e spero che uno porti dritto alla meta. Come no, certo. Io te lo auguro, quindi figurati. Senti, quante, nel realizzare questi cinema, la fotografia, eccetera, quante ore ti dedichi? 4, 5, quante ore? Ma dipende dall'evento. Ultimamente ho seguito una Via Crucis che mm-hmm. mi ha portato molto tempo. Oltre a fare il backstage, mm-hmm. oltre a fare il montaggio e riprese, ci vuole almeno una mesata. Mm-hmm. E poi oltre a questo ci sono altre attività, come ad esempio la ripresa, il montaggio di, o fare il backstage dei fuochi pirotecnici. Bello. No? Oppure gli eventi come i compleanni, mm-hmm. oppure come ad esempio in queste occasioni che sto avendo, delle riprese nelle mm-hmm. varie, diciamo, sagre patronali, mm-hmm. oppure feste patronali. No, che accadono, però mi cimento anche nei matrimoni, che possono mm. durare dalle 2 alle 4 ore, come è successo, e quindi più il lavoro è tanto e più mm. ci vuole tempo per realizzarlo. E poi la soddisfazione è appunto quando tu vai a consegnare il lavoro mm. finito e le persone ti ringraziano con poco. Poi sono anche uno molto economico e non sparo cifre. Tranquillo, figurati. Ok, senti, oltre al cinema, oltre a lavorare nel cinema, che università tu hai fatto in generale, quindi prima di realizzare il cinema? Ma diciamo che queste cose sono entrate un po' in sintonia, mm-hmm. perché solo a metà del mio terzo anno mm-hmm. Ho iniziato a fare questa, diciamo, condivisione. È iniziato quando ero sul terzo anno di università, l'università che ho frequentato io, che era l'Università Pontificia Salesiana, e appunto la mia prima ripresa è stata la mia, tra virgolette, la festa, la mia, perché poi alla fine mm-hmm. quando si è studenti si è tutti in una festa, no? Certo. E allora ho fatto la mia prima ripresa, mm-hmm. come anche si può notare, si può vedere mm-hmm. nelle visualizzazioni, nella data di quella festa lì, e da lì è poi nata, tra virgolette, un po' la passione di riprendere anche le altre feste. Ok, bene, bene. Senti, un'altra domanda: in cosa ti sei specializzato in ambito scolastico? In che cosa ti sei specializzato? Sono più prettamente un professionista pedagogico, quindi mi aspetto mm-hmm. Le mie aspettative, le mie, diciamo, professioni mm-hmm. tecniche sono più da pedagogia e scienze dell'educazione, quindi mi affronto più sul sociale mm-hmm. e più sul mondo appunto educativo, quindi dalla fascia, tra virgolette, così neonatale fino mm-hmm. alla giovinezza, all'età adulta. Mi copro tutto l'arco dell'età evolutiva. Adesso è bello, sicuramente, quindi te lo auguro, veramente te lo auguro, perché sono bello, belle cose. Bello ma faticoso. Lo vedo bene, quindi figurati, ogni cosa ha il suo lavoro e il lavoro, quindi. Senti, l'ultima cosa e l'ultima domanda, un lavoro dei tuoi sogni, chi ti aspetteresti, un lavoro dei tuoi sogni? Beh, il lavoro, tra virgolette, dei miei sogni, l'importante non è avere un lavoro, mm-hmm. ma avere un mestiere. E quello che penso io, e il mio mestiere è quello, tra l'altro, di stare insieme ai ragazzi, ai giovani, e trasmettere magari anche le mie passioni, perché no, mm-hmm. e per, tra l'altro, sia educarli ma soprattutto mm-hmm. potergli dare una fiducia e anche un obiettivo,
perché molte volte, anche se si può guardare in giro, ci sono ragazzi che sono in giro per strada, certo. sono soli, sono magari ecco come me, ora disoccupati, no? E che non hanno un obiettivo, non hanno un fine, non hanno una meta. E allora magari ecco, parlando anche con un esperto di questa diciamo, professione, potrebbe ecco, nascere una motivazione, un desiderio, o anche riscoprire certe passioni o rispondere a certe domande che magari la vita pone, no? Perché sono qui, cosa faccio, qual è il mio futuro, dove voglio andare. E io aspetto. Poi se ci saranno opportunità, vengano. Ma no, io te lo auguro tantissimo, quindi di questo tuo progetto cinematografico, quindi ti auguro tanta felicità, tanta buona fortuna, buona strada, perché la strada del cinema lo so che è lunga e difficile da apprendere e imparare, però io te lo auguro tantissimo. Quindi, ebbene, allora, certo. Allora, io ti ringrazio molto, Yuri, di questa tua intervista. Mi raccomando, seguitelo, che questa è una bravissima persona, è in gamba, sei forte, sei grandiosa. Seguitelo sempre nel suo il suo sito di YouTube, quindi ve lo ricordo, Focus Group Cinema. Vi ringrazio Tivani, ringrazio Yuri di nuovo. Grazie. Ciao amico mio. Ciao. Okay. Tanta buona fortuna. Dalle tutta, come dire a Roma, dalle tutta.